Con il tipico movimento alare della specie, il parcheggiatore tenta di attirare l'attenzione dell'ingenua preda. Gli autisti più fortunati riusciranno a contrattare una cifra non inferiore ai 2 euro. Da qui il detto autoctono, capo, 2 euro a piacere. Parcheggiatori abusivi, un problema diffuso in molte città italiane, spesso motivo di ulteriore stress per chi affronta il traffico urbano. Un fenomeno dai profili di illegalità non facilmente definiti, se non quando si trasforma in vera e propria estorsione. Sicuramente l'inciviltà gioca una buona parte, però è indubbio che se ci fossero più spazi e servizi pubblici più efficienti, forse anche i parcheggi abusivi sarebbero di meno. E perché io ce l'abbiamo pure noi, che c'è un amico. Io penso che ognuno ha famiglia e si arrangia come può. Praticamente questo voleva da me 3 euro, per stare un'ora. No, perché poi si incazzano, capisci, non glieli dai. La vera e propria estorsione, mi hanno praticamente rubato 5 euro, mi ricordo, stavo alla brasseria fuori rotta. Quelle volte che mi è capitato un parcheggiatore, l'ho sempre dato quello che mi chiedeva. Tanto la tariffa è come quella normale. Però sai, per evitare sorprese. In un incontro pubblico organizzato in forma di spettacolo al Maschio Angioino, il tema dei parcheggiatori abusivi è stato affrontato anche in modo ironico per immaginare soluzioni efficaci e partecipate. L'associazione Adda Passà Nuttata, promotrice della serata, ha presentato il video satirico Park Fiction. Ma che caos, ma che caos, ma dove vai, mamma? Adda Passà Nuttata nasce 4 anni fa, nell'emergenza rifiuti. Quando a Napoli si scrive Napoli su Google, trova il sacchetto dell'immondizia invece che il panorama del golfo. Ecco, noi nasciamo dall'ambizione di tanti giovani di voler dare un contributo alla propria città, di voler immaginare di poter essere orgogliosi della propria terra, non soltanto nel difenderla ma anche nel cambiarla e nel renderla migliore per i nostri figli. Non è più tempo di, come dire, giustificazioni, è tempo di cambiare veramente. Noi lo vogliamo fare a partire da stasera e lo facciamo a partire dal parcheggio abusivo, perché è un problema particolarmente sentito e particolarmente odioso, ma lo facciamo in maniera concreta, presentando le nostre proposte al sindaco, che annuncerò in diretta tra poco. Nel 2013 il Comune di Napoli ha elevato oltre 2.000 multe ai parcheggiatori abusivi, sequestrando gli incassi illeciti. Un'azione che però da sola non basta a contrastare il fenomeno. Come può non comprendersi, soprattutto da parte di chi ha responsabilità istituzionali, che in alcune parti della nostra città si tratta di un vero e proprio controllo scientifico del territorio? Allora noi dobbiamo uscire fuori dal tema che nella nostra città ci sono alcuni fenomeni, alcuni comportamenti che devono essere tollerati per sé. Il parcheggiatore abusivo di per sé non è un reato. È un reato se commetti un'azione, come è stato detto anche nel filmato, quando c'è un'estorsione. Tu hai fatto una delibera rivoluzionaria, della quale ti ringrazio, cioè hai permesso alla Polizia Municipale di poter confiscare il bottino dei parcheggiatori abusivi, sei stato il primo a farlo. Noi ti chiediamo di avere più coraggio, cioè ti chiediamo che ogni euro confiscato al parcheggiatore abusivo sia online, visibile a tutti e sia destinato al trasporto pubblico. Sicuramente noi dobbiamo lavorare perché si arrivi a un calmieramento dei prezzi, ci stiamo lavorando, questo vale non solo per Napoli Park ma vale anche per i biglietti dell'ATN, della metropolitana e dell'altro. Quindi quella è una strada che sicuramente incoraggia. Io credo che noi dobbiamo fare quello che stiamo facendo in questi giorni, cioè vederci, incontrarci, ascoltare le vostre proposte e cercare di accoglierle la maggior parte possibile. Alla serata, inclusa nel calendario del Giugno Giovani, hanno preso parte il giornalista Luca Abete, che più volte si è occupato di parcheggiatori abusivi, l'attore Massimo Andrei, autore e volto delle pillole civiche di Snack, il cantante Sal Da Vinci e altri personaggi dello spettacolo e della TV.